Mark decide di salire la scala per esaminare il soffitto. Scopre che la luce filtra dagli interstizi attorno ad una botola circolare sul soffitto. Appoggia la spalla contro la lastra di metallo e spinge con molta cautela. In cuor suo, Mark spera vivamente che lo conduca fuori dallo stadio. La prima cosa che vede quando l'ha alzata è un Andy Rivieni di stivali di cuoio. Con i nervi a fior di pelle, Mark abbassa la botola e sussurra a Kate. Kate, continua a camminare! I ragazzi procedono a tentoni lungo la galleria buia, cercando di evitare i grossi cavi appesi alle pareti. Mezz'ora più tardi raggiungono una zona più ampia. Dal soffitto filtra qualche raggio di luce, che illumina una piccola scala diretta verso una botola. Controlliamo dove porta questa scala. Forse vale la pena provare. Mark raggiunge la botola e la solleva con cautela. Brava ragazza, avevi ragione. Ci troviamo davanti all'entrata principale del Reagan Memorial Stadium. Mark aspetta finché i vari gruppi di banditi si sono dispersi. Poi i ragazzi escono dal cunicolo e, avanzando lentamente fra i cumuli di macerie, si dirigono verso il settore centro-meridionale del quartier generale di San Angelo. I due giovani per un'ora procedono tra le macerie e i cumuli di calcinacci, attraversando gli spazi aperti di corsa per evitare il rischio di venire scoperti. Finalmente i due raggiungono la zona meridionale del muro. Trovano un posto abbastanza riparato e si fermano per riprendere fiato. Kate, ora devi ascoltare attentamente. Ti spiegherò dove ho parcheggiato la Spider, così la potrai raggiungere, nel caso io non dovessi uscire vivo da San Angelo. Non dirmi così, Mark. Mi fai paura! Gli sussurra la ragazza tenendo la sua mano fra le sue. Tranquilla, Kate. È solo una precauzione, non ho intenzione di morire qui. Il piano è questo. C'è un incontro programmato con il resto del gruppo. Dobbiamo incontrarci a Kent, esattamente fra 6 giorni. Mark vorrebbe dirle molte altre cose, ma l'arrivo di 4 banditi su una rumorosa jeep, scoperta improvvisamente, mette fine alla loro conversazione. Il veicolo si ferma con uno stridio assordante di freni e 4 ceffi scendono impugnando minacciosamente dei mitra. Il capo brontola qualcosa e gli altri si sparpagliano in mezzo alle macerie. L'inseguimento inizia. Oltre il muro c'è uno spazio aperto di oltre una 50 metri tra il quartier generale e le rovine della periferia meridionale. Se Mark vuole raggiungere la sua auto, deve assolutamente attraversare questa zona pericolosissima. Facciamo così, Kate. Stiamo nascosti in silenzio. Quando si allontaneranno, ruberemo la loro jeep. Appena i banditi sono scomparsi, Mark esce dal nascondiglio e si mette a correre verso la loro jeep, mentre Kate la gira e sale dall'altra parte. Mark cerca disperatamente di metterla in moto, ma è inutile. Si sono portati via la chiave. Mark allunga una mano sotto il cruscotto e, dopo aver afferrato una manciata di fili, ne sceglie 2, uno rosso e l'altro nero, entrambi collegati con il motorino d'accensione. Mark li strappa e li unisce. Scocca una scintilla e il motore improvvisamente si avvia.
Non deve perdere tempo. Lentamente si allontana e si dirige verso una breccia nel muro di cinta. L'accesso è parzialmente bloccato da una specie di pannello munito di ruote ed è presidiato da due banditi armati di fucili automatici. Ora Mark è a pochi metri dal pannello e solo allora i due si rendono conto che Mark non ha nessuna intenzione di fermarsi. I banditi si buttano di fianco nel momento in cui Mark sfonda la barricata e accelera, diretto verso la parte meridionale della città. Ma non si lasciano sfuggire la preda così facilmente. I proiettili sparati dai loro fucili automatici seguono la fuga di Mark. Molti perforano la parte posteriore dello jeep, mentre altri passano sibilando sopra la testa dei due. In lontananza Mark intravede un edificio in rovina, con un'entrata aperta e non ostruita da cumuli di macerie. Improvvisamente non si sente più il sibilare dei colpi. Mark e Kate si trovano all'interno dell'edificio fatiscente e dopo aver spento il motore abbandonano frettolosamente la jeep. Kate si dirige verso l'uscita secondaria, evitando agilmente i cumuli di macerie, ma improvvisamente sbatte contro un bandito che stava entrando di corsa nell'edificio. La forza dello scontro li scaraventa entrambi a terra intontiti, ma il bandito reagisce più velocemente di lei, la afferra per la gola e cerca di estrarre una pistola dal fodero che ha alla cintura. Mark tira fuori il suo mitra e spinge la canna contro il torace del bandito e preme il grilletto. Gli effetti di uno sparo a raffica a distanza ravvicinata sono devastanti. Kate si libera dal suo carceriere, mentre il corpo del bandito viene scaraventato in aria e cade pesantemente al suolo, a pochi metri da dove Mark si trova. Mark aiuta Kate a rialzarsi. Tutto a posto, tesoro? Sei ferita? È tutto a posto, Mark. Non preoccuparti, starò bene. Ora dobbiamo proseguire. La ragazza si china per raccattare la pistola del nemico e segue Mark coraggiosamente, mentre lui si dirige verso le rovine del supermercato Sears. La notizia della fuga dei due verso le rovine meridionali di San Angelo viene comunicata via radio a Mad Dog Michigan. Mecco Mike è stato ucciso. Pertanto mi proclamo capo degli Angelinos. Abbiamo un obiettivo comune: uccidere quel bastardo che ha eliminato il vostro capo e mio fratello. Circondate il settore meridionale e se trovate lui e quella puttana, uccideteli a vista! I ragazzi riescono a raggiungere il supermarket senza incontrare pattuglie nemiche e con loro enorme sollievo ritrovano la Spider dove Mark l'aveva parcheggiata alcune ore fa. Il motore è freddo e Mark fa fatica ad avviarlo. Ma dopo alcuni secondi di frustrante attesa, Mark si ritrova con il suo motore scattante come al solito. I ragazzi si sistemano sui sedili e si allontanano velocemente da San Angelo, percorrendo la superstrada 277 diretta verso sud. Ogni tanto Mark dà uno sguardo preoccupato allo specchietto retrovisore. Si aspetta da un momento all'altro di vedere comparire gli Angelinos all'orizzonte, ma ha già percorso una cinquantina di chilometri e non è successo ancora nulla. La tensione si sta allontanando quando Kate nota qualcosa. Guarda, Mark! Laggiù c'è una città! La città è situata nei pressi di un ponte che attraversa un corso d'acqua melmosa, un tempo fiume bellissimo e pescoso, conosciuto con il nome di South Concho River. La superstrada attraversa la città ed in prossimità dell'imboccatura del ponte i due vedono alzarsi un'inquietante nuvola di polvere. Mark ferma la Spider e osserva la piccola città di Cristoval attraverso le potenti lenti del suo binocolo. Riesci a vedere chi sta alzando tutta quella polvere? Sembra un combattimento fra coyote, risponde Mark mettendo a fuoco l'immagine. Ehi Mark, non è quella la polvere di cui stavo parlando? Esclama Kate dando uno strattone alla manica del giubbotto di Mark. Mark abbassa il binocolo e si volta a guardare il punto indicato da Kate. Una nuvola di polvere si sta avvicinando velocemente e il ragazzo non ha nessun bisogno del binocolo per capire di cosa si tratta. Un gruppo di banditi è appena uscito da San Angelo e si sta dirigendo a velocità spaventosa verso di loro. Il terreno scotta! Andiamocene! Penso proprio che tu abbia ragione, risponde Mark girando la chiave d'accensione. Mark tiene premuto l'acceleratore a tavoletta e si dirige verso Cristoval inseguito da una decina di Angelinos.
Appena entrati in città, Mark vede in mezzo alla strada due branchi di coyote combattere selvaggiamente l'uno contro l'altro. I due branchi vengono aizzati da due gruppi di uomini che a quanto pare hanno scommesso sul risultato del combattimento. L'avvenimento è così avvincente che non si rendono nemmeno conto che Mark si sta dirigendo a tutta velocità proprio in mezzo al campo di battaglia. Il ragazzo inizia a suonare il clacson e ad accendere ripetutamente i fari per avvertire del suo arrivo inaspettato. Gli uomini e gli animali si disperdono in tutte le direzioni, ma per alcuni di loro è troppo tardi. La Spider travolge una decina di coyote scaraventandoli in aria. L'urto è spaventoso e una delle bestie rimbalza sul cofano e cade fra Mark e Kate. La bestia è impazzita dal dolore e si avventa contro il braccio destro di Mark, azzannandolo selvaggiamente. In preda al panico, Kate cerca di tramortirlo con il calcio della pistola, mentre lui cerca disperatamente di mantenere il controllo dell'auto. Il coyote è inferocito dal dolore e dalla paura. Anche se Kate lo sta picchiando violentemente con il calcio della pistola, la famelica bestia non molla il braccio di Mark. La sua compagna tenta un'altra strategia. Cerca di tirarlo per la coda, ma l'unico risultato che ottiene è quello di staccare la mano di Mark dal volante, facendogli perdere il controllo della Spider. Il veicolo sbanda paurosamente, finché Mark riesce a fermarsi con un terribile scossone che fa sbattere il coyote contro il cruscotto. Anche se l'urto è stato violentissimo, la bestia è ancora attaccata al braccio. L'unico modo per liberarsene è ucciderlo in un combattimento all'ultimo sangue. Mark comincia a sferrare dei cazzotti tremendi sulla testa del coyote. Ma quello non molla la presa e affonda i denti ancora più forte. Con il braccio libero, Mark stringe la gola dell'animale. Con una stretta d'acciaio, sente le sue dita che tremano contro l'osso del collo. La bestia a quel punto molla la presa sul braccio ansimando. E Mark, aiutandosi con il braccio finalmente liberato, usa entrambe le mani per strangolare il coyote. Improvvisamente, uno sparo. Kate, premendo la canna del fucile sulla testa del coyote, gli ha fatto esplodere il cranio. La ragazza afferra il cadavere del coyote per la collottola e lo scaraventa fuori dal finestrino. Mark cerca disperatamente di avviare il motore, ma nel frattempo i Desperados hanno radunato i coyote sopravvissuti con l'intenzione di aizzarli contro i due. I famelici animali si avvicinano minacciosi. Kate estrae la pistola e spara, uccidendo i primi tre, nella speranza di spaventare l'intero branco e tenerlo a bada per alcuni minuti, almeno finché Mark riesce a partire. Improvvisamente la Spider si muove con un sussulto e dopo alcuni secondi i ragazzi si allontanano a tutta velocità, diretti verso il ponte di Cristoval. Anche quando hanno raggiunto l'altra estremità del ponte, Mark continua a tenere premuto l'acceleratore finché vede la città di Cristoval scomparire dallo specchietto retrovisore. La superstrada attraversa un territorio desolato e squallido, dove non è possibile alcuna forma di vita. Sembra quasi un paesaggio lunare, e se non fosse per il meraviglioso tramonto e per la piacevole brezza serale, Mark penserebbe di trovarsi su un altro pianeta. È quasi notte, quando all'orizzonte Mark intravede il profilo di una città con i suoi edifici in rovina e i cumuli di macerie illuminati dalla luce lunare. «Guarda, Kate!» Stiamo entrando a Eldorado, la mitica terra della ricchezza. Mark indica i cumuli di macerie sparsi qua e là per la città texana completamente distrutta. Credo che non avremo molta fortuna in questo posto. Però magari riusciamo a trovare un angolo dove riposare per qualche ora. Gli avvenimenti di oggi hanno spossato i due. E ora che gli si offre la possibilità di rilassarsi, i ragazzi sentono tutto il peso delle loro fatiche. L'idea di riposarsi è veramente allettante, ma non devono dimenticare che sono inseguiti dagli Angelinos. Dopo un'attenta riflessione, i due ragazzi decidono di fermarsi qui per riposare. Mark esce dalla superstrada e comincia a cercare un nascondiglio sicuro tra le rovine. Dovrebbe trovare un posto in cui la macchina sia ben nascosta, ma dal quale si possa anche controllare la strada. Se gli Angelinos dovessero arrivare durante la notte, dovrebbe essere lui a vederli per primo, in modo da riuscire a organizzare la fuga. Finalmente Mark trova un posto adatto, un magazzino con annessa una fabbrica nei pressi del centro città.
l'insegna scrostata è quasi completamente ossidata e si trova sopra l'entrata, annunciando che un tempo questo edificio era il rinomato lanificio Eldorado. Mark parcheggia la Spider in una zona riparata nella parte posteriore dell'edificio e si sistema al primo piano, in un laboratorio da cui si vede perfettamente la superstrada. I due ragazzi affamati consumano in fretta un pasto e poco dopo Kate si siede accanto a Mark. Buonanotte, Mark. E si addormenta fra le sue braccia, mentre lui cerca con tutte le sue forze di rimanere sveglio per controllare la strada. La sua fatica viene premiata. Due ore più tardi all'orizzonte si delinea una fila di fari che si avvicina minacciosamente. I due ragazzi devono fuggire. Kate, sveglia! Dobbiamo andare! Ma è troppo tardi per scappare. Con tutti i nervi tesi, Mark rimane ad osservare i banditi che entrano rumorosamente in città. Lui spera che attraversino il Dorado senza fermarsi, ma è una speranza che presto svanisce. Si fermano nella zona centrale della città e iniziano a setacciare tutti gli edifici. Non devono trovarci! Sussurra Mark mentre si guarda intorno alla disperata ricerca di un nascondiglio. Se cadiamo nelle loro mani, siamo morti! Il rumore dei loro passi si fa sempre più forte e vicino. Kate, infilati in questo vecchio armadio. Io mi nasconderò nell'altra stanza. Dopo aver aiutato Kate ad infilarsi nell'armadio, Mark va nella stanza adiacente. È un piccolo magazzino pieno zeppo di coperte ammuffite di lana mohair. Dopo alcuni minuti, Mark sente entrare qualcuno nel laboratorio. Il ragazzo trattiene il respiro e segue mentalmente ogni mossa dello sconosciuto. Ma improvvisamente, Mark sente qualcosa di fastidioso che si muove lungo il braccio. Mark muove lentamente la mano e non sente più il forte prurito. Ma contemporaneamente cessano anche i passi lungo il corridoio. Il bandito lo ha sentito. Sta caricando l'arma e si avvicina al nascondiglio di Mark. Mark alza lentamente la sua arma e appoggia la canna contro la porta. I passi felpati si stanno avvicinando minacciosi. Improvvisamente si fermano e per alcuni secondi Mark non sente altro che il battito impazzito del suo cuore. La maniglia della porta si sta abbassando lentamente. Con i nervi a fior di pelle, Mark controlla che la sicura sia disinserita e preme il grilletto. L'assordante crepitio dell'arma viene accompagnato da un urlo straziante. Con un calcio Mark apre la porta e si trova di fronte al cadavere di un angelino con il torace devastato dai suoi proiettili. L'anta dell'armadio a muro si apre lentamente con un inquietante cigolio e Kate esce dal nascondiglio con un'espressione sconvolta dalla paura. Ma quando Mark vede che è illeso, si tranquillizza. Forse ci conviene guardare nelle tasche di quel bandito. Kate ha appena finito di parlare, quando si rende conto che la cosa è impossibile. Stanno arrivando altri banditi, attirati dalle grida disperate del loro compagno morente. Sono già saliti al primo piano e stanno correndo lungo il corridoio. I ragazzi hanno solamente due possibilità di fuga: rimanere e affrontare gli Angelinos o saltare dalla finestra. Dal rumore dei passi, i ragazzi capiscono che è una lotta troppo impari e, scavalcata la finestra, raggiungono la Spider senza incontrare nessuna pattuglia, riuscendo così ad allontanarsi da Eldorado. I nemici reagiscono con molta lentezza alla loro fuga. I ragazzi hanno già percorso una decina di miglia quando all'orizzonte vedono la colonna di moto riflessa nello specchietto retrovisore. Nonostante gli sforzi di Mark per distanziarli, nota che stanno recuperando terreno. Allora Mark decide di allontanarsi dall'autostrada e di nascondere la Spider dietro un'altura rocciosa che costeggia la strada. I ragazzi rimangono in attesa e con il fiato sospeso, ma fortunatamente il rumore dei motori oltrepassa il loro nascondiglio, allontanandosi velocemente. Ce l'hanno fatta! I ragazzi decidono di fermarsi qui, per riposare qualche ora prima di proseguire il viaggio. Alle prime luci dell'alba, Mark guarda attentamente la pianura cosparsa di rocce che circonda il tratto meridionale dell'autostrada di Eldorado. La zona sembra completamente deserta e quindi si rimettono in viaggio. Tuttavia procedono con molta prudenza verso Sonora, la prossima città segnata sulla carta stradale. Gli Angelinos stavano correndo in questa direzione quando li hanno sorpassati ieri notte. I ragazzi si trovano a meno di un miglio dalle rovine di Sonora
quando in lontananza intravedono il raccordo dell'Interstatale 10 e l'autostrada che li porterà a Kent, punto d'incontro con il resto del gruppo prima di ripartire insieme verso El Paso. Mark imbocca l'autostrada e il viaggio diventa più tranquillo, perché in questo tratto il fondo stradale è in ottime condizioni. Strano, ma in giro non c'è nemmeno l'ombra dei temibili Angelinos. Forse hanno deciso di setacciare Sonora credendo di trovarci lì. Spero con tutto il cuore che tu abbia ragione, ma sfortunatamente le cose non stanno così. Dopo alcuni secondi Mark intravede all'orizzonte qualcosa che gli fa gelare il sangue nelle vene. Sotto un viadotto sopraelevato, Mark intravede un gruppo di Angelinos. Sono tutti in fila, seduti a cavalcioni sulle loro moto, e ognuno di loro ha una carabina o un mitra montato sul manubrio. La banda ha sorpassato i ragazzi durante la notte, ma adesso si sono fermati e stanno aspettando pazientemente il loro arrivo. Appena i ragazzi arrivano a tiro, i banditi aprono il fuoco. Mark alla sua destra vede una rampa d'uscita che sale verso il ponte, l'unica via di salvezza dalle raffiche incessanti degli avversari. Facendo stridere le ruote, Mark gira bruscamente verso il ponte e lo attraversa con l'acceleratore premuto a tavoletta. Il ragazzo vede con la coda dell'occhio una strada laterale, ma a causa della velocità non riesce a leggere l'indicazione. È troppo impegnato ad evitare le buche e i sassi sparsi sulla strada. Kate impugna con aria decisa la pistola e cerca di eliminare un bandito che gli sta inseguendo da vicino. Ogni volta che la Spider si trova davanti al suo mirino, il bandito spara con due potenti mitragliatrici a nastro, montate sul manubrio della moto. Il bandito è veramente abile. I ragazzi non riescono ad evitare i colpi e devono ripararsi dietro ai sedili corazzati. A un tratto Mark alla sua sinistra vede un segnale che indica un sentiero sconnesso, Grotte di Sonora. Mark non riesce a seminare il suo avversario e perciò decide di sfuggirgli percorrendo questo sentiero. Forse l'asperità del terreno e la salita tutta a curve lo obbligherà ad una guida più lenta e una mira meno precisa. Il sentiero conduce verso un gruppo di baracche di legno di casette di mattoni, apparentemente di costruzione abbastanza recente. Non molto lontano, Mark intravede l'entrata di una grotta protetta da una staccionata e accanto all'apertura di questo muro di legno vede un folto gruppo di uomini, donne e bambini. Sono tutti vestiti di pelli, i loro volti e i loro capelli sono tinti con colori vivaci. Appena vedono arrivare i due, si danno la fuga e si nascondono dietro la staccionata. Mark ferma la Spider perché da qualche minuto sente uno strano odore acre. Il ragazzo controlla la carrozzeria e scopre che la benzina sta uscendo dal serbatoio crivellato dai colpi. Qualsiasi tentativo di ripararlo sarebbe inutile. Il rombo delle moto degli inseguitori si sta avvicinando minacciosamente. Mark, credo che sarebbe meglio abbandonare l'auto e nasconderci con gli altri dietro quella palizzata. Va bene, Kate, corriamo. Mancano pochi passi per mettersi in salvo quando un uomo sbuca dal nulla e blocca loro il passaggio. Ha in mano un arco teso, con la freccia incoccata. E questa volta il bersaglio è Mark. In preda al panico, l'arciere sconosciuto lascia partire la freccia. Mark si getta a terra appena in tempo per non essere colpito dalla freccia lanciata dallo sconosciuto. Nel frattempo il bandito sta raggiungendo Mark ed è seguito dagli altri esploratori Angelinos, quelli che i ragazzi hanno incontrato sul ponte. Kate, attenta! Ma il fragore di una raffica di mitra copre la voce di Mark. I proiettili gli sfiorano la testa e colpiscono l'arciere, uccidendolo all'istante. Mark balza in piedi e assieme a Kate trascinano il cadavere oltre la palizzata, chiudendo subito l'apertura. Gli altri membri dell'insediamento danno loro una mano e quando si sono assicurati che il cancello è sprangato, indicano ai ragazzi l'entrata di una galleria e li invitano ad entrare. Mark non ha nessuna intenzione però di abbandonare la Spider nelle mani degli Angelinos, ma si rende conto che sarebbe un suicidio rimanere qui a combattere. Anche se non molto convinto, Mark segue gli sconosciuti lungo la misteriosa galleria. Kate stringe la mano di Mark mentre scendono nelle profondità delle grotte di Sonora, accompagnati dagli Underground. Il panorama è impressionante. Una dopo l'altra si susseguono meravigliose caverne scavate da fiumi e ruscelli sotterranei nel corso di milioni d'anni. Il gruppo si ferma spesso in punti di osservazione strategici, completamente nascosti agli occhi di un eventuale nemico. Quelli che sono armati di sassi, lance e fionde si fermano in questi nascondigli e restano indietro.
Mark capisce subito che la loro intenzione è quella di attirare i banditi in questi posti insidiosi. Tra queste rocce, la conoscenza del terreno è più importante che non il possesso di armi da fuoco. L'arrivo dei banditi viene annunciato dall'eco degli spari. Mark si ferma e assieme a Kate si rannicchiano dietro un gruppo di stalagmiti, mentre tre underground si armano di sassi e si sistemano sul bordo di una stretta gola. Per alcuni interminabili minuti gli spari e le urla dei feriti rimbombano lungo le strette caverne, ma improvvisamente, all'imboccatura della gola, si affacciano due angelinos che si dirigono velocemente verso il nascondiglio di Mark. Gli underground cominciano a lanciare con estrema precisione le loro pietre, fracassando il cranio di un bandito. Ma il suo compare non ha intenzione di lasciar perdere. Risponde all'attacco con una micidiale raffica della sua arma automatica. Per alcuni istanti la sparatoria cessa e Mark sente un rumore metallico inconfondibile. Il nemico sta ricaricando il suo mitra. Dopo alcuni secondi di inquietante silenzio, Mark sente di nuovo i suoi passi echeggiare lungo la galleria. I passi del bandito si avvicinano minacciosi e Mark rimane con il fiato sospeso, in attesa di passare l'attacco. Controlla che la sicura sia disinserita e quando finalmente i passi si fermano, Mark si alza dal nascondiglio e spara con il mitra. I proiettili lo colpiscono al fianco scaraventando la terra. In preda al dolore atroce causato dalle ferite, il nemico si dimena per alcuni secondi, ma dopo un lungo rantolo rimane immobile. Dalla sua bocca esce una bava rossastra. È morto. Kate si avvicina e inizia a frugarli nelle tasche. Infila nel suo zaino tutto ciò che può servire, pistola, munizioni, borraccia, lasciando a Mark tutto il resto dell'equipaggiamento. Mark raccoglie dei sulfamidici sufficienti per una unità di pronto soccorso e una bussola. Dopodiché decidono di ripercorrere il sentiero nella caverna e di ritornare in superficie. Appena i ragazzi risalgono in superficie, gli si presenta una scena incredibile. Gli Angelinos sono stati sopraffatti dagli Undergrounds. I pochi banditi sopravvissuti sono legati e sorvegliati a distanza da un gruppo di donne dallo sguardo agguerrito. Il resto del gruppo è così occupato a frugare nelle tasche delle vittime che non si accorge della presenza di Mark e Kate. I ragazzi riescono ad allontanarsi senza difficoltà e raggiungono la Spider. Mark ammira il loro coraggio, ma c'è qualcosa che lo lascia perplesso. Qualcosa che riguarda il loro aspetto e il loro strano mutismo. Mark controlla i danni e purtroppo si accorge che non ha benzina sufficiente per raggiungere Kent. Cerca di recuperare un po' di carburante dai serbatoi delle moto dei banditi, ma ben che gli vada, riuscirà a percorrere un centinaio di miglia. Mentre Mark si allontana, vede che gli Undergrounds stanno allestendo un rogo funebre per i loro compagni morti in battaglia. Oh, un modo dignitoso per dire addio ai propri compagni d'armi. Mark, non credo che quello sia un funerale. Penso proprio sia un banchetto di cannibali. È quasi mezzogiorno quando i ragazzi raggiungono l'autostrada federale 10. Il sole è diventato implacabile, ma i ragazzi non possono rinfrescarsi nemmeno correndo, perché hanno deciso di limitare la velocità a 25 miglia all'ora per non sprecare carburante. Mark spera di trovare un po' di benzina a Ozona, la prima città che si incontra in questo tratto di strada, ma quando arriva scopre che la città è completamente distrutta. Tutto ciò che rimane è un enorme cumulo di polvere e macerie. I ragazzi si fermano in tutte le città lungo il percorso, nella vana speranza di riempire il serbatoio, ma tutto sembra essere stato distrutto o saccheggiato da tempo. Il caldo è insopportabile e i ragazzi bevono avidamente. Solo verso sera raggiungono Bakersfield. I due sono stanchi e quasi disidratati, ma lo stato della città fa sperare loro di trovare qualcosa di interessante. La città è attraversata dall'autostrada e per esplorarla meglio decidono di suddividerla in due settori. Ora tocca a te decidere il destino di Mark e Kate. I due ragazzi si divideranno la città. Dove dovrebbe andare Mark? Nel settore settentrionale lasciando a Kate il meridionale o viceversa? Fai la tua scelta e scrivila in un commento sotto al video. La scelta più votata verrà raccontata nel prossimo episodio di Guerrieri della Strada.